domande, c'è un problema, eccetera. Però per fare le giuste domande devo comunque averci pensato un bel po', e infatti perciò vi consulto, perché devo capire quali sono le domande più importanti. Infatti mettere in luce l'uomo è una cosa che purtroppo, insomma, stiamo in costruzione, quindi non è il mondo, però che sto scoprendo da poco. Ah, è una scena del teatro forum, è una scena in cui il pubblico può intervenire, quindi il pubblico deve avere la possibilità di intervenire, deve poter cambiare la storia. Quindi ci sono certe situazioni che non permettono di cambiare. Un uomo che uccide una donna non è una situazione in cui si può intervenire, spesso almeno si succede dentro le mura. Invece magari si cerca i momenti in cui sarebbe stato possibile intervenire. Magari la scommessa del teatro represso è che quando c'è un'oppressione tutti possiamo fare qualcosa. Vediamo mai, dai, 5 minuti, fagli raccontare, dai, si è fidanzata, è un giorno importante. Guarda, sono solo 5 minuti, dai. Dai Martina, stai con noi, dai. Siamo di fretta, fatti i cazzi tuoi. Oh, devi stare calmo, devi stare calmo. Ci vediamo con andiamo. Madonna. Però pure tu, sempre così. Ma che c'entro io? Dai, ma sei una persona? Vabbè, dai, sono degli scatti, però pure tu questo modo di fare, mamma mia! Ci può essere un po' lo sguardo? Sì. Ah, lo sguardo! In cui si sedevano tutti e quattro, vi prendevate un caffè, ecco, era in questa scena, suggerivano, prendiamoci un caffè. E c'era uno spostamento per cui l'oppresso si metteva. Sì. Allora stiamo già sul forno. Perché ora, questa scena dopo, qui eh. Però. Quindi la metti in crisi. No, era bello. Era bello anche che mi fai, aspettavo un deficiente. È colpa tua se io poi sono deficiente. Questa parola. Secondo me questa è la parola tipica di questo personaggio, eh. Questo può essere un suggerimento. Questo è un gesto, Sono dei gesti. E già fanno capire Stefano Cicconi, ma scrittura diceva: io vedo a volte uomini che con uno sguardo fanno capire alla donna che si deve occupare dei bambini, con uno sguardo autoritario che si infastidiscono del rumore dei bambini. È vero, esiste questo sguardo, penso che tutti l'abbiamo visto. Io ti voglio, a me mi piace tantissimo, mi piace come sei, mi piace il tuo fisico, mi attrai, voglio stare con te, voglio fare le cose con te, io ti voglio proprio, stiamo bene insieme, perché ci dobbiamo creare problemi? A me mi piace, io ti amo, io voglio stare con te, io sto bene con te, noi io stiamo bene insieme. A me mi piace tantissimo, sei bellissima, c'hai una bella testa, io voglio fare tutte le cose con te, solo con te, ti amo, ti stimo, sei il mio sogno. Io va bene? Ti voglio bene, ti voglio, ok, vai, andiamo sulla porta. Se lo provo, che io non posso, io basta, sempre la solita storia. Basta, questa mi sta proprio sul cavolo, mi sta sempre a provocare. Madonna, la odio proprio questa, guarda, che potesse cascare un vaso in testa. Un po' più conflitto. Lei non fa bene, lo oddio, fai. non so che fare, vado di là, vado di qua, non lo so, sto io non lo so, che devo fare? Oddio, che faccio? Vado con loro? Oppure sto con lui? Sì, non lo so, sì. sono confusa. Sì. Che faccio? Vado con loro? O vado con lui? Sì. Lui mi ama, mi vuole bene, ci tiene. Lui mi ama. Lui è proprio adatto a me e io lo amo, lui ci tiene a me, non mi fa mancare nulla, sono stata proprio fortunata, lui mi ama, è sempre con me. Lei come sta per me? Io questa! E ma sai, adesso da fastidio, bene, pensaci un attimino. Sì, no, pensaci tu a come ti comporti, non bella, sei insopportabile. Sì, sei insopportabile. Ma tu sei vogliona, scusa. Pensaci un attimo, quando lei sta con lui non può stare mai con noi, non può mai pensare a se stessa. Pensa sempre a lui. È così che sta pensando a se stessa, l'amore. In questo modo pensa a se stessa. Per favore, Roberta, un giorno ti fidanzerai anche tu.